governo. E allora vediamo con Patrizia Viola quali sono i punti cruciali della decisione di Renzi. Ci è già capitata la ferita di vedere un segretario uscire dal partito. Io non ne voglio vedere un altro uscire. E poi su che cosa? Dove sono le visioni talmente diverse da giustificare una spaccatura? Sulla politica? Su cosa? Dove sono? Su cosa è successo, dato che la strada l'abbiamo imboccata insieme, siamo appena all'inizio di una stagione politica diversa? Dove sono? Perché rischiare di indebolire un governo appena nato? Perché? Quali sono le ragioni? Allora la voglio dire a Renzi, non parlo. Il PD è la casa di tutti, il PD è casa tua e casa nostra. Il popolo della Leopolda non è un'altra cosa, il popolo della Leopolda è una parte del grande popolo del Partito Democratico. È la terza scissione nella storia del Partito Democratico dopo quelle di Francesco Rutelli nel 2009 e di Pierluigi Bersani nel 2017. Renzi l'ha annunciata oggi in questa intervista a Repubblica. Inutili gli appelli e le molte ragioni che avrebbero dovuto indurre l'ex premier a ripensarci. Per qualcuno l'operazione era chiara da tempo. Siccome lo sanno perfettamente tutti che a ottobre Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari, voi pensate che noi reggiamo questa maggioranza con due PD, tre PD? Noi pensiamo che possiamo reggere una maggioranza in cui quando il segretario eletto fa il negoziato per dire no a Conte, il presidente dei senatori del gruppo al Senato dice sì a Conte? Lascio il PD per un progetto tutto nuovo, ma garantisco pieno sostegno al governo, dice il senatore toscano, dopo aver garantito a Conte in una telefonata ieri sera che non intende far crollare l'esecutivo. Ma se è lo stesso Renzi dell'Enrico stai sereno, Conte ha tutte le ragioni per preoccuparsi e con lui gran parte di chi tiene alla tenuta del governo e alla stabilità del paese. Ma gli anti-renziani, e a vedere i dati elettorali del PD negli ultimi anni sono milioni, sicuramente non saranno così scontenti, cioè infatti chi prevede possano ritornare a votare i Dem. Ora facciamo nascere questo governo, mettiamo a posto i conti, c'è un programma sul quale stanno lavorando i segretari Zingaretti per quello che riguarda il Partito Democratico e sulla base di questo in Parlamento io sono assolutamente convinto che ci saranno le condizioni perché questa legislatura duri fino al 2023. Dopodiché sapete meglio di me che la politica è il regno delle sorprese. Da oggi l'ex segretario, che è stato uno degli artefici della nascita del governo giallorosso con una clamorosa capriola rispetto al Movimento 5 Stelle, sempre osteggiato, non è più nel PD. Esce dal gruppo del Senato con una decina di fedelissimi e dà vita ad un nuovo gruppo parlamentare alla Camera, con 20 deputati blindati, secondo i suoi. Molti fedelissimi però resteranno nel partito sotto l'ala di Guerini e Lotti. I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana e saranno un bene per tutti, dice Renzi a Repubblica. Zingaretti così non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi PD perché saranno derenzizzati. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare. L'ho detto anche a Conte. Dunque l'operazione è un bene per tutti, come osservato da Goffredo Bettini. Ma Renzi dovrà fare i conti non solo nei palazzi della politica, ma anche nel paese, dove dovrà far conoscere il nuovo partito dal nome ancora segreto. Occasione sarà la Leopolda dal 18 al 20 ottobre prossimi, che si trasformerà nel congresso di fondazione del nuovo partito. Nell'annunciare la scissione Renzi rivendica il capolavoro tattico che ha portato alla nascita del nuovo governo giallorosso contro l'ascesa di Salvini. Parla degli 80 euro, delle unioni civili, ma come al solito non una riga di autocritica su eventuali errori che sono costati la perdita di milioni di voti al più grande partito di sinistra del paese. Non indebolisco il fronte anti-Salvini, continua Renzi nell'intervista, al contrario si allargherà la maggioranza, l'ho detto anche al premier Conte. Renzi dice di non avere un problema con Zingaretti, ma confessa il partito è diventato un insieme di correnti e per molti io sono sempre stato l'intruso, ora basta col fuoco amico. Un passaggio dell'intervista è dedicato a Dario Franceschini che ha condannato duramente il suo gesto. Uscirai dal PD e non ti considererà più nessuno, può darsi, dice Renzi, mi piace da impazzire quando mi dicono che sono morto.